Organizzazione. In questo modulo approfondirai le tue conoscenze sul mondo sommerso e sui suoi fenomeni ambientali. Imparerai a organizzare al meglio le escursioni in apnea e apprenderai come assistere e soccorrere i tuoi compagni. Il mondo sommerso. Gli apneisti si immergono nelle fredde acque del nord, come nelle calde acque tropicali, in mare, come nei bacini di acqua dolce. Ogni ambiente acquatico è un mondo particolare, ma alcune caratteristiche ci permettono di descriverlo. Uno dei parametri più importanti per gli apneisti è la temperatura dell'acqua, che influenza la scelta della muta. Essa può variare dal punto di congelamento vicino a meno 2 gradi centigradi per l'acqua marina a oltre 30 gradi centigradi. Oltre che in funzione della posizione geografica, la temperatura dell'acqua varia anche con la profondità. Generalmente diminuisce quando si scende. Può diminuire gradualmente o farlo repentinamente con una brusca variazione detta termoclino. I due strati d'acqua, quello più caldo e quello più freddo, non si mescolano, ma restano divisi, dando origine ad una zona di separazione oscillante che rende la visione tremula. Un altro parametro importante che caratterizza il mondo acquatico è la visibilità, cioè la distanza a cui si riesce a vedere chiaramente. È influenzata da molti fattori, in genere legati alle particelle in sospensione e al movimento dell'acqua. La visibilità ha una grande influenza sul comfort dell'immersione, se non altro a livello psicologico. Con l'esperienza ti accorgerai che lo stesso punto offre condizioni di visibilità molto differenti in funzione della stagione e delle condizioni meteorologiche. Non stupirti se in un posto dove l'acqua è sovente cristallina ci possano essere giornate in cui la visibilità è estremamente ridotta.